Antonio Rossi, assessore regionale allo sport, un commento su questa gara in attesa delle convocazioni nazionali. Sì, ho parlato l'altro giorno alla Bernocchi con Davide Cassani. E, insomma, era molto felice perché ha visto, insomma, ha avuto delle conferme e anche qualche sorpresa sui ragazzi, e mi fa piacere, insomma, che il trittico sia stato organizzato proprio così a ridosso dei mondiali, perché vuol dire anche dare una mano alla federazione e a Cassani per vedere, ma anche agli atleti stessi, perché serve a un atleta gareggiare poco prima dei mondiali. È bellissimo vedere così tanta gente sui percorsi. Durante tutte le tre gare del trittico ho visto tantissimi appassionati, quindi vuol dire che la formula di organizzarlo appena prima del mondiale ha dato i suoi frutti. Complimenti agli organizzatori, perché non avevo dubbi, hanno veramente organizzato le tre gare molto bene. Ecco, in particolare sulla Trevali di oggi e su Varese, quindi sull'organizzazione della binda. Beh, la binda, insomma, con Renzo Aldani, insomma, sono veramente espertissimi. Insomma, ci sono state altre occasioni da Cittiglio, insomma, tante gare che hanno organizzato, insomma, sono sempre andate molto bene. Ormai è veramente una macchina che funziona benissimo. Ma basta, guarda, il successo lo vedi proprio guardando la gente che c'è, insomma, e anche parlando con gli atleti, insomma. Ti rendi conto, insomma, che è una gara che è amata, quella delle Trevalli. Paola Della Chiesa, il giorno della Trevalli è arrivato, come sta andando? Il tempo regge per ora? Sì, il tempo regge, siamo partiti questa mattina ad Luino con davvero tantissimo pubblico e quindi con le immagini davvero nel nostro territorio, proprio dal nord della nostra provincia, assolutamente molto belle, e poi abbiamo attraversato appunto le Trevalli, come è giusto che sia, quindi completamente tutto sul nostro territorio, e poi eccoci qui nel cuore della nostra provincia, quindi Varese, il nostro capoluogo. Devo dire che questa gara si sta confermando dal punto di vista sia sportivo, almeno da quello che sento, sicuramente una gara importante, ma anche per quanto riguarda la promozione del nostro territorio, credo che possa essere sicuramente da considerarsi uno degli eventi più importanti. Ecco, c'è soddisfazione proprio da questo punto di vista? Sì, è evidente che per noi quello che si sta in particolar modo facendo per quanto riguarda questo sport è la promozione sia del ciclismo, ma in particolar modo del cicloturismo. Ricordo il discorso delle piste ciclabili sul nostro territorio, così come il discorso dei bike hotel che stanno aumentando sul nostro territorio e quindi possono essere un altro argomento per attirare turisti sia da tutta Italia, ma soprattutto dal resto dell'Europa. Renato Di Rocco, presidente federale, un commento in attesa delle convocazioni nazionali. Beh, un commento delle tre giornate, sicuramente è un commento favorevole, tre giornate di grande ciclismo, di grande clima, di tanta passione, di un pubblico davvero, io dico esagerato, ma accontentiamoci di dire numeroso, perché sono tre giornate di ripresa lavoro e feriali, per cui vedere tanto affetto a sostegno degli atleti sicuramente fa piacere, anche una conferma che il ciclismo è una disciplina ben sostenuta, con un pubblico che cresce, con un pubblico al femminile, di tanti giovani, sempre più numeroso, basta per guardarsi intorno. E poi, come dire, tre giornate di gare ben interpretate dagli atleti che ce l'hanno messa tutta, insomma, una prima giornata in volata con Viviani, che è un talento assoluto già affermato del ciclismo italiano, ieri con la formazione di Bonifazi, che è un atleta molto talentuoso, giovanissimo, per cui ha fatto ben parlare e ci fa ben sperare per il futuro, e oggi sicuramente ci sarà un ordine arrivo comunque degno, perché è una gara che presenta difficoltà particolari e disegnate da Aldani, dal commissario tecnico, proprio come finalizzazione di quello che serviva al commissario tecnico, per cui sicuramente chi vincerà oggi sarà un atleta ben preparato e sicuramente proiettato anche lui nei mondiali. Attendiamo con curiosità la conferma degli 11 nuovi nomi, non è facile per Cassani scendere da 16 a 11, però insomma gli tocca e sceglierà sicuramente il meglio. E poi partiamo fiduciosi con tutte le nazionali, quelle femminili, quelle degli under 23 e dei juniors, sapendo che le scelte sicuramente hanno privilegiato gli atleti più preparati e più motivati, anche con buone esperienze internazionali, fiduciosi di andare lì a rappresentare una nazionale ben competitiva e di fare anche risultati.